Ti sei mai chiesto o mai chiesta cosa c'è all'interno del cervello di un uomo? Punto interrogativo. Ebbene, in questo video di oggi io ti spiegherò, secondo me, cosa c'è nel cervello della stragrande maggioranza degli uomini. Quindi non tutti, non sentirti chiamato in causa se sei un maschio, un ragazzo o un uomo, perché non parlo di te, ma io parlo della maggior parte degli uomini che vivono in questo pianeta, quindi non dico tutti, ma solo alcuni, o meglio, solo la maggioranza di quelli che sono di genere maschile. Ebbene, dovendo spaccare il cervello, o meglio il cranio, di una persona in senso utopico e quindi non fisico, ma virtuale, e dividendo il cervello in tanti spicchi, ecco che troverei, dal mio punto di vista, come, diciamo così, spicchi, facciamo finta che ci sono 10 spicchi in totale. Ebbene, ogni spicchio corrisponde ad una parola ed ecco cosa troverei: sesso, calcio, sesso, calcio, sesso, calcio, sesso, calcio, sesso, calcio. Ecco, queste sono le cose che troverei, quindi solo sesso e solo calcio. È una realtà quella che di cui mi faccio portavoce in questo video, che probabilmente per molti potrà essere una realtà scontata, per altri potrà essere una realtà bislacca, quindi che non corrisponde alla realtà dei fatti, e per molti però sarà considerata anche come una vera e propria realtà concreta e che effettivamente corrisponde al vero. Ed io sono propendo per questa visione qua, secondo cui, ripeto, oggi come oggi, la stragrande maggioranza degli uomini, o meglio dei maschi italiani, non dico tutti, ripeto, ma la stragrande maggioranza, secondo me, in testa, quindi all'interno del cervello, possiede solo due elementi, solo due parole, che sono al primo posto, ripeto, il sesso e al secondo il calcio. Vogliamo essere buoni? Vogliamo essere, diciamo così, di ampie vedute? Bene, aggiungo come terzo, diciamo così, interesse la musica. Ecco, questo è quello che troviamo, secondo la mia opinione, all'interno di un cervello di un uomo, o meglio di un maschio. Io non parlo di tutti i maschi, ripeto, quindi se sei un ragazzo o un uomo o un signore, non parlo di te, quindi stai tranquillo, ma secondo me la stragrande maggioranza degli uomini, dentro al suo cervello, dentro al proprio cervello, ha sesso e calcio, calcio e sesso, punto. Se vogliamo invece utilizzare il metro delle ampie vedute, aggiungo come terzo elemento la musica, quindi sesso, calcio e musica. Beh, questo è quello che io penso, ripeto. Qualcuno potrà dirmi: guarda, stai dicendo cose risapute, qualcun altro potrà dirmi: guarda, condivido in pieno il tuo pensiero. Ditemelo tranquillamente. Guarda, mi dici: guarda Leandro, hai detto cose giuste, oppure guarda Leandro, guarda, conoscito italiano, hai detto qualcosa di sbagliato. Non vi preoccupate, scrivete il vostro parere, la vostra opinione, a patto però che venga espressa con la massima educazione e il massimo rispetto, perché a volte può eventualmente esserci qualcuno che si diverte a commentare. Non è il mio caso, perché a me non mi sono mai arrivati fino ad oggi commenti negativi, oppure insulti, oppure minacce. Però il mondo del web è variegato, è frequentato da un sacco di persone, quindi non si sa mai chi si trova dietro lo schermo o dietro al computer, quindi, oppure dietro lo smartphone. E tutti, diciamo così, che siamo bravi a fare i cosiddetti riunioni da tastiera. Poi però, quando stiamo al dunque, quando ci si rapporta nella realtà, c'è sempre un po' di difficoltà, ed è lì proprio che si sbaglia, perché se una persona fa riunioni da tastiera, lo deve fare anche nella realtà e non solo dietro una tastiera, non solo nel virtuale. Quindi ripeto, scrivete la vostra opinione. Io questa è quella che ho in testa, la mia opinione è questa. Nel cervello di un uomo, oggi come oggi, non dico tutti, ripeto, ma molti secondo me hanno sesso e calcio, sesso e calcio, calcio e sesso. Dovendo ragionare invece per ampie vedute, sesso, calcio e musica. Stop, non c'è altro. Quindi questa è la mia opinione personale. Iscrivetevi, commentate, ripeto, non parlo di te che mi stai guardando e vedendo, ma parlo di una maggioranza di uomini che popolano questo pianeta, o meglio questo paese, l'Italia. Se
Se la pensi come me, metti un bel like. Se non la pensi come me, metti un dislike, quindi un non mi piace, perché ognuno è libero di esprimere la propria opinione. L'importante è che sia fatto nel massimo dell'educazione e del rispetto altrui. Grazie, un saluto e al prossimo video.